Allora, rieccomi, nuova recensione o ennesima recensione. Questa volta vi vado a recensire degli elastici che ho preso da sempre Amazon perché vorrei riuscire a rimettermi un attimino in forma. Non so quando troverò il tempo, il problema è sempre il tempo. Io faccio le cose, o per meglio dire, compro le cose sperando di riuscire a farle. E poi mi manca sempre il tempo. È un periodo un po' così, speriamo, insomma, che prima o poi migliori. E niente. Allora, gli elastici di cui vado a parlare erano in questa confezione. Sono 5 elastici e si chiamano Resistance Band. E sono i classici elastici, quelli tutti chiusi, che si usano per fare squat, insomma, per fare un po' di movimento. All'interno della scatola trovate 5 elastici, chiaramente, di colori diversi, un libretto di istruzioni dove vi fanno vedere chiaramente tutto in giapponese, vediamo se fa la messa a fuoco, sì, tutti gli esercizi che è possibile fare con gli elastici. E allora ho voluto provare a prenderli, ho detto, sai, magari nella pausa, una mezz'oretta, riesco, insomma, a fare qualcosa per la mia carcassina. E niente, adesso ve li vado a mostrare, spero nel dettaglio. Ho tolto tutto dalla scatola, poi c'è anche questa cosa che deve essere una specie, una letterina che chi la sa leggere è scritta in inglese, quindi la buttiamo direttamente nell'immondizia. E vi vado a mi mandano anche, stavo per dimenticare un pezzo, mi mandano anche questo sacchettino dove metterli. Allora, sono composti, allora, è composta da 5 elastici, l'italiano lascia il tempo che trova, e hanno tutti diversa resistenza. C'è quello verde che è X-Lite, ve l'ho provato l'altro giorno, è veramente molto light. Adesso poi chiaramente dipenderà dal tono muscolare di una persona, da tanti fattori, da quanto uno si è allenato, quanto no, però io questa l'ho provata e la trovo veramente light. Quindi se una deve partire da zero, che non ha, che ha i muscoli veramente debolucci, può andare bene anche questa. Io penso che passerò direttamente le altre. Adesso devo ancora provarle le altre, però pian piano vedremo. Poi abbiamo la light, che è blu. E è un po' più, ha un pallino in più di quella verde, quindi dovrebbe essere un po' più. Non è messa bene nella carta. Aspettate, se riesco a tirarlo via adesso me lo tiro in faccia. Aspetta. Niente, l'hanno incollata. Allora, ma devo aspettare tutte le volte che devo girare i video. Dovrei spacchettarle prima queste cose. Comunque, così. Vedete anche questa, cioè. Adesso. Però questa si sente già di più. Down, down, down. Vedete? Questa è già. Penso che a livello di braccia partirò da questa, perché penso che, forse addirittura dalla X, ho fatto la furba X Lite lì, e invece mi sa che dovrò partire proprio dalla più bassa, perché forse ho le gambe che sono un po' più robuste, un po' più allenate, invece la parte superiore è un po' più, poi questa è un po' più debole. Poi abbiamo la gialla, mi sto esprimendo malissimo ma provate pazienza, che è una medium, e questa la senti, questa penso che la userò tra 20 anni, quando avrò di nuovo, forse, se forse mai l'avrò, un tono muscolare. Mettiamo tutto nel sacchettino, nella sacchettino. Notare l'italiano della Pinky fa sempre più schifo. La scatola la buttiamo nell'immondizia, che a noi i packaging non ci piacciono. Poi abbiamo questa qua rossa. Evi, penso che si legga così. No, scusate il mio inglese, ma non lo so, quindi va da sé che. E dicevo, è rossa. Alla Peppa. Magari questa se la metto alle gambe. Non cammino più per una settimana. Comunque, questa qua è quella rosa e ha 4 pallini, quindi va da 1 a 5 pallini, chiamiamoli così, se si possono chiamare pallini, non lo so. Anche questa nella sacchettina sua. E poi per finire abbiamo una X Heavy nera, sembra un pezzo di camera d'aria. Questa non la muovi, ragazzi, io vi giuro, forza ne ho, ma è durissima. Ed è fatta così, che poi dovrebbe essere nera, sembra più,
È molto sporca, non lo vedete voi? Sì, adesso lo vedete. È molto lurida. Ok, bisognerà lavarle tutte. Comunque questa era la più strong. E niente, anche per questa recensione di elastici per l'attività fisica è finita. E ci vediamo dopo con un altro video. E questo penso che dovrò dividerlo in due parti, perché ho un botto di maschere per il viso da recensirvi. Ciao!